Mi raccomando, tu che guardi il video, guardalo bene perché dico tutto per filo e per segno come funzionano i QR code e cosa fare per scandalizzarli perché su Yokai Watch 3 non vanno. Diverso tempo fa feci un video su come poter scansionare i QR code senza che vi dia o errore nel peggiore dei casi o che vi dia una moneta diversa da quella che appunto andate a cercare. Questo problema esiste solo su Yokai Watch 3. Però andiamo per gradi. Cos'è successo? In principio è successo che yokaiwatchworld.net ha chiuso i battenti e non mi riferisco a quell'obbrobrio di gioco, ma al sito vero e proprio. Sito che conteneva tantissime informazioni su Yokai Watch, era davvero un punto di riferimento per molti, in diverse lingue tra l'altro, e aveva quelli che vedete qui, ovvero i QR code. Ora, qui vedete i QR code per Yokai Watch 1, 2, 3 e Blasters. Per evitare problemi, vi lascio nelle schede che passano ora un link ad un video che ho fatto ormai nel 2019, se non sbaglio, e troverete il modo per eliminare l'inutile aggiornamento di Yokai Watch 3. Quell'aggiornamento non serve a nulla, è l'aggiornamento 1.2, mi sembra, e non serve assolutamente a nulla. Non vi impedisce di fare nulla, quindi anche se non avete l'aggiornamento, potete giocare online, fare gli scambi, fare tutto quello che facevate e che fate anche adesso. Quindi seguite quel video, eliminate l'aggiornamento. Una volta fatto, possiamo partire con il video. Yokai Watch World ha chiuso i battenti, ma sono riuscito a scaricare diverso tempo fa ormai tutte quante queste cartelle, infatti se vedete le ho scaricate nel 2019. Ora, io vi lascio queste cartelle in un pacchetto RAR in download da Mega. Mega è un sito di hosting, eccetera, eccetera. Vi lascerò sia il link sia la password qualora non riusciate ad accedere ai QR code. Bene, qui abbiamo tutti quanti i codici per Yokai Watch 1, sono ogni immagine sono 100 codici. Io la apro e ingranditela con il doppio tocco e proprio potete anche zoomarci dentro, ovviamente, ecco, quindi insomma, anche da cellulare, se avete abbastanza spazio, sono pochi mega, non sono neanche troppi alla fine. Abbiamo la moneta blu, Excitement, che non mi ricordo che è, 5 Star, Jewel, Green, Light Blue, Orange, ok, tutte quante insomma le monete che servono su Yokai Watch 1. Yokai Watch 2, il discorso è diverso. Yokai Watch 2 ha solo questo QR code, solo un'immagine. Non lo so, non so cosa vanno a sbloccare questi QR code, ma dovrebbero essere per diversi yokai che altrimenti non puoi prendere senza. Non ricordo ora di preciso quali QR code ci fossero per Yokai Watch 2, ma con Yokai Watch 2 potete scannerizzare quelli di Yokai Watch 1 e ricevere comunque alcune monete. Non corrispondono tutte, ma alcune potete riceverle. Andiamo ora su Yokai Watch 3 e qui ragazzi, qui c'è tutto. Qui ci sono tutte le monete che vi possono interessare. Alcune hanno il nome, tipo Red, Purple, Orange, Blue, Green, quello che vi pare, Mystery Coin, 5 Star, altre Mystery Coin, Soul, insomma c'è di tutto. Alcune hanno il nome, ma altri oggetti no. Ci sono tantissimi oggetti, ci sono anche 600, ben 600 frutti proibiti, e anche per Yokai Watch Blasters. Ora, Yokai Watch Blasters, attenzione. Yokai Watch Blasters con l'aggiornamento del coniglio sulla luna, o meglio, il secondo aggiornamento dei conigli sulla luna, il 2.3, ha disabilitato alcuni QR code. E voi direte, Andre Link, ma se ha disabilitato alcuni QR code, basta fare come per Yokai Watch 3. No. Per Yokai Watch 3 è diversa la questione perché non intacca alcun salvataggio, alcun file di gioco. Invece su Blasters succede il contrario. Su Blasters vi elimina conigli sulla luna. Non il salvataggio, ma l'espansione. Quindi anche voi eliminate l'aggiornamento, non vi intacca il salvataggio. Potete riscaricare l'aggiornamento quando volete e continuare a giocare da lì. Il problema è che vi elimina proprio la porzione di gioco. Quindi anche avete il salvataggio, non potete comunque accedervi. E per scansionare alcuni QR code serve proprio l'aggiornamento di conigli sulla luna. Quindi non arriviamo da nessuna parte. Hanno disabilitato alcuni, solo alcuni codici. Quindi
provateci, ok? Tra l'altro, questi qui, in questa cartella, ci sono tutti i codici di tutti gli yokai che hanno le monete speciali. Abbiamo King Mera, Kalpakaban, Jibanyan, Jibakoma, Hangrem, Sovernian, vabbè, insomma, i nomi sono inglesi, io mo non mi ricordo tutti, anche se in realtà sì. Però, date un'occhiata, e ci sono anche quelli per sfidare i boss in modalità ultra. Io, quando giocavo, ho venduto tipo la metà di questi codici, l'ho vendute le sfere perché ci facevi un sacco di sfereoni e quindi l'ho vendute perché tanto i boss in modalità ultra non li affrontavo mai, quindi alla fine le vendi e ti fai un sacco di sfereoni se ancora giocate a Blasters. Comunque, questi sono tutti quanti i QR code per Yo-Kai Watch che il sito ha lasciato. Yo-Kai Watch 2, mi dispiace, c'è pochissima roba nonostante ci fossero. Purtroppo è un peccato che abbia chiuso il sito. Ragazzi, seguite il video che sta nelle schede, che vi spiega appunto come eliminare i contenuti, non i dati, i contenuti aggiuntivi. Link al download per i QR code. Se non vi va il link che vi chiede la chiave di decifrazione, la trovate sempre nella descrizione. Ed è un file RAR con tutti i codici che ci sono in queste tre cartelle. Ok? Perché ho fatto questo video? Perché continuate a chiedermi dove sono i QR code? Andrea Link è stronzo e fa il video. Bene, per questo video è tutto, raga. Mi raccomando, ragazzi, massima attenzione.